Prevenzione incidenti. L'incidente è il risultato dell'incontro tra un bambino e un ambiente pericoloso. L'incidente non va considerato come inevitabile. Spesso lo si può scongiurare con un'adeguata educazione e sorveglianza. Esistono bambini che più di altri hanno bisogno di essere custoditi. L'essere di piccola statura, avere difficoltà a coordinare i movimenti, l'incapacità a localizzare i rumori, l'inesperienza, il bisogno di esplorare e conoscere nuove cose sono fattori che portano al verificarsi dell'incidente. Occorre sempre tenere ben presenti i limiti, le possibilità, il comportamento dei bambini. La sorveglianza deve essere continua ed adeguata. Fino a 4 anni un bambino va molto sorvegliato. La maggior parte degli incidenti domestici avviene quando i bambini gironzolano per la casa mentre i genitori sono impegnati a far altro. Una iperprotezione è dannosa perché toglie fiducia al bambino. Mentre sopravvalutare le capacità del bambino è altrettanto cosa da evitare, potrebbe tradursi in situazioni estremamente pericolose. Occorre quindi proteggere il bambino solo nei casi di reale pericolo e non bloccare i suoi tentativi di contatto con l'ambiente circostante. Occorre modificare i comportamenti scorretti del bambino a casa, nel traffico, durante il gioco, rendendolo consapevole dei pericoli e dei rischi. L'educazione è affidata a familiari, insegnanti, vigili. Il rischio ambientale è rappresentato dai veicoli stradali, dai prodotti chimici ad uso domestico, dalle infrastrutture urbane e stradali. Il traffico è la situazione più complicata che un bambino possa sperimentare. Gli incidenti stradali sono infatti molto frequenti dove le infrastrutture stradali non rispondono a requisiti atti a garantire la massima sicurezza. A questo fine dovrebbero essere create zone riservate al transito di pedoni e ciclisti, specie in prossimità delle scuole, delle fermate dell'autobus, dei campi da gioco, circonvallazioni esterne ai centri abitati per lo scorrimento veloce del traffico interurbano. L'ambiente domestico, ideato e costruito su misura per gli adulti, può essere molto poco sicuro per i bambini. È utile assicurarsi che 1. I balconi siano protetti. 2. Le finestre abbiano vetri antirottura. 3. Le prese elettriche siano quelle di sicurezza con salvavita. Sia predisposta la chiusura automatica del gas in caso di fuoriuscita. 5. I farmaci e tutti i prodotti tossici siano tenuti in luoghi non accessibili ai bambini che, specie nei primi 3 anni di vita, possono arrivare a mettere in bocca qualsiasi cosa. Lo stesso vale per i giocattoli di piccole dimensioni, indicati come non indicati nei primi 36 mesi di vita. Gli edifici scolastici sono fonte di incidenti ed è quindi indispensabile porre in atto adeguate misure di prevenzione e controllo. 1. Per prevenire scivolamenti e cadute, i pavimenti devono essere antistrucciolevoli e in buono stato. 2. Le rampe delle scale devono avere gradini ben illuminati ed essere protette da ringhiere alte, con corrimano di facile presa per i bambini. 3. Le porte devono avere vetri antisfondamento. 4. Le maniglie devono essere a pomolo e non a coltello, perché si trovano a livello del volto dei bambini. 5.
L'impianto elettrico deve essere costantemente controllato e mantenuto efficiente. Un ambiente del tutto privo di rischi non è auspicabile. La rimozione di tutti i potenziali pericoli comprometterebbe il naturale processo educativo che porta il bambino a riconoscere e a rispettare il pericolo. Strategie preventive. Rischio annegamento. 1. Eliminare il rischio. 2. Isolare il rischio. 3. Allontanare dal rischio. 4. Aumentare la sorveglianza. 5. Informare sul pericolo. 6. Aumentare la resistenza passiva. 7. Aumentare la resistenza attiva. Questo era solo un esempio. Le stesse strategie si applicano ad un qualunque altro tipo di pericolo.